Io allora devo lasciare il Abbiamo posto a trascinato, che parla più di scacchi, diciamo. un giocatore incredibile. No, no, ti lascio che qua eri molto richiesto, giustamente. Da chi? Sei un campione. È da tutti. Nessuno ti dava più per vincente in questo torneo, invece stai Quello facendo ricordare chi è il campione. campione di briscola. Noi scherziamo perché l'anno scorso, diciamo, ci sono state queste gufate per Luca dopo ogni turno e poi ha vinto. Ogni turno Ma lui dicevamo è finito, è finito, è finito. Lui poi ha vinto tranquillamente il torneo. Bella vittoria. Serviva, cioè, è non è finito il importante. torneo, è qualcosa di taglia fuori Francesco. Beh, sì, no, le ultime tre sono Dai, lascio il decisive. posto. Buona analisi. Salutiamo Tea e la ringraziamo. Decisive le ultime tre, Sì. solito. Ah. Andiamo a vedere cosa hai fatto. Schifo, come al Beh, solito. no, a me è sembrato convincente, però. Oh, mangiato i pedoni. Come ti chiami? Dove sei? Ah, qua. Come Quindi questa volta provano C4 contro di te. Sì, G6 e poi una Grunfeld. A caso l'idea. Capisco che 4 fai st indiana. No, faccio le mie G6 strane. Quella che hai fatto il videocorso, Bravo, il famosissimo il videocorso. famoso videocorso che ho qui in questo Tra momento, l'altro. cioè, perché in questo computer, no, è nell'altro, avevo Meno visto, male, meno meno male. male. Dovete sapere che c'è questo videocorso, raccontiamo sempre, che Luca ha registrato a Terrasini quando facevamo le live del giovanile, e a un certo punto io mi sono trovato, le custodisco gelosamente, non sono state cancellate, in un videocorso che poteva avere forse 6-7 capitoli, non di più. Mi ritrovo con qualcosa come 100 registrazioni e mi inizio a chiedere perché ci siano 100 registrazioni. Allora apro la prima, apro la seconda e c'è Luca che sono dei piccoli video di 30 secondi dove lui inizia e dopo 30 secondi praticamente si rende conto che ha sbagliato qualcosa e impazzisce da solo. Tra l'altro era anche facile perché avevo lì un crocifisso in stanza, piccolo, quindi c'era ora una Madonnina, non mi ricordo. Sì, no, la notte, notte piena. Sì, diciamo Era che facile è il proprio. più divertente, ce n'è uno che hai fatto un video di eri alla fine, hai fatto 12-13 minuti di Sì, video e sì. alla fine ti sei inceppato in qualcosa e hai buttato tutto dopo 12. Tutto, tutto, tutto. È già un successo che non ti abbia rotto il computer proprio. Ti lascio il mouse così lavori un pochettino, io sono Di stanco. cosa? Sono stanco di commentare di non giocavo io, tornare a giocare anch'io ogni tanto. Sì, diciamo che lui non gioca Carlo C3 di solito, quindi Grunfeld, di cui mi ricordavo ben poco, diciamo. Però mi ricordavo che c'era questa linea interessante, perché fortunatamente mi ha giocato il Fiere 3 Torre C1, e lui non lo sa, ma la giocavo io da bianco tempo fa. Quindi sapevo che c'era questo modo interessante di giocare con Carlo D7 e 5 F5, e c'erano linee pazzesche. Polfiere D3, E5, D5, F5, presa, ed era, vabbè, una posizione folle. Quindi, ok, era una possibilità. Invece ho giocato questa H4, e qui E5, che sembra buona. Non ero sicuro di D per C. Però a quanto pare questo dovrebbe essere ok per me, al pelo, ma sono in tempo per rimangiare il pedone. C4, B6, Carlo C5. E quindi ha spinto F5 e qui mi sentivo già Sì, bene. qua mi piaceva il nero, no? Perché sì, le scelte sono praticamente due. O gioca F3 come in partita, però si lancia in questa complicazione. Infatti qui, prima di giocare D5, ho pensato 40 minuti. Anche di più. E dopo F5 o gioca D6 e si va a mangiare il pedone, però comunque è Sì, sì, pericolosissimo sì. perché ho un sacco di attività con alfiere E6. Non so se forse lo devo mangiare o cosa. No, anche cavallo. Ah sì, cavallo F6 è un'altra alternativa. E poi ho un sacco di attività, tantissima proprio. Anche donna A5 era una mossa qui. E non. C'era questa struttura molto strana che avrei dovuto valutare. B6, Carlo C5 di No, sì, nuovo. è 4. Ah, c'è Lui ha 4 questi tre diretta. pedoni, io ho questi pedoni. Quanto pare non funziona, però era una possibilità. Ma si sentiva che ci dovesse essere compenso. Sì, questa sembra sicuramente okay, la più diretta, no? Mi rimangio il pedone. Poi questo pedone in D6 non è niente di speciale, anche perché è indietro di sviluppo, quindi non riesce a sfruttarlo a pieno.
E quindi ho giocato questa F3, però non ci credevo. Sì, ha dato tre pedoni in tre Sì, mosse. non... cioè, Sembrava un po' troppo, no? nel senso, a livello pratico comunque interessante, perché vabbè, ho reaperto, però nelle grunfe il computer si mangia sempre i pedoni, dice che non c'è niente. Quindi ho mangiato H5, ho mangiato anche questo. E qui sì, ho giocato Carlo H3, che è interessante perché se mangia Carlo F6 sono troppo attivo. Troppo attivo. Torre G5, Re H8 Sì, non c'è più nulla. e... no, non... c'è D5 sotto, se mangia arriva il cavallo, è un disastro. Perché il punto è che quando mangio, è vero che ha un po' di attacco, però almeno non gli apro la colonna H. Cioè gliela apro ma non del tutto. Non è aperta ma è semi aperta. Che se avessi giocato, non so, un Cal F6, che era un'alternativa, beh, il computer fa H6, non so, Vabbè. che non ha senso. Però già aprire la colonna H posso avere problemi concreti. Sì. Quindi mangiare il pedone è stata la scelta, ho preso, ho mangiato anche questo, non ci credevo che fosse buono. E qui forse dovevo giocare cavallo G5 per complicarla un po'. Perché dopo la cattura e 4 F4 adesso Secondo me è il fermo. colpo di E4 che è risolutivo, perché ora, cioè, Sì. secondo me è più debole il suo tiro, Sì, no? Non è forte assolutamente. il tuo. Comunque lui era al centro, io la casa H8, che è abbastanza sicura. E il punto è che se avessi giocato, non so, cavallo G5, comunque la posizione c'era un F2 anche da considerare. Torre per forse non funziona. Re per cavallo F6. Ma... sono posizioni complesse, che alfiere H6 c'è questa impiolatura, cavallo che salta, il cavallo in Sì, questa è G5. proprio l'ultima spiaggia, non sei forzato a Sì, perché fare torre per H2. poi ho compenso anche tenendo il blocco con l'alfiere in H6, donna di 6, alfiere H6, alfiere G4, torre F8, sono molto attivo. E ho qualche pedone Nel comunque. frattempo è arrivata patta fra Lumache. Lumache e David, risultato che immagino ti faccia piuttosto contento, no? Sì, David, beh. altro inseguitore. Sì, beh, guardo il mio, sinceramente. Poi sta diventando, dopo i risultati che stanno entrando, è lotta 2. Due Sì, turni sì. dalla fine, sembra, ok, Sì, salvo molto sconvolgimenti, probabilmente. però sembra lotta 2. Sì, molto probabilmente. E quindi sì, questa cattura non mi è piaciuta a livello pratico. Perché una volta che fa F4, questo alfiere è morto. E E ho... deve fare soprattutto F4, non sì, può. se no arriva il cavallo. Vabbè, le mie frecce come al solito. Se arriva il cavallo è finita. Proprio finita, quindi deve giocare F4, però a questo punto sì, ho giocato un colpo di B6 che forse non era necessario, potevo iniziare così, però comunque il punto è che non ha gioco, perché una volta che porto il cavallo in F6 e l'alfiere in G4 ho un buon blocco, il mio re a quel punto è al sicuro in H8. E hai una caterva di pedoni in più, quindi. Sì, perché alla fine ha giocato così, cavallo F6 e D6, che sembra logica. Però sì, donna e 8 sembra importante, perché anche, in realtà posso anche giocare così, dando la qualità, che ovviamente se si prende la qualità ho vinto. Se gioco donna di 7, questo pedone cade, dopo che attacco l'alfiere, e ne ho tantissimi. Sono tre pedoni, coppia agli alfieri. Ah no, beh, c'è anche lui, però tre pedoni e pezzi molto attivi. Fine F3 penso varrà un po' più di una torre Sì, almeno. questo viene qui, il cavallo arriverà in G4, quando la torre si muove, il pedone H può correre. Questo qui non gioca, è murato, non ho debolezze, perché alla fine questi Zero pedoni... attacco, re H8. Non sì, può mai toccare. però mi sono mezzo spaventato di questa mossa, non sapevo Ok. esattamente co come continuare. L'idea è che hai poche case per i pezzi, no? Sì, l'idea è che cioè, può giocare, non so, F5 e trovare della stabilità qui, no? Ok, la posizione sembra sana per il computer, però farsi schiacciare Sì. completamente è strano. Una decisione strana, quindi donna e 8 mi sembrava la più pulita, perché ok, copro F7, poi voglio muovere l'alfiere o qui, e difendo tra l'altro H5, non è mai male, e dopo sì, F5 è il tentativo disperato, ci sta. Sì, A4 è una mossa, ma posso giocare anche alfiere F5, non devo per forza mangiarlo. Mi dà uno scacco, vengo qua, gioca così e tutte le volte che gli do la qualità ho posizione ottima. Così, cavallo F7, presa, presa. A livello pratico questo è Sì, semplicemente quindi. perso. E forse non devo andare di qua. Però ok, a livello pratico questo cade e non ha davvero chance. Anche se si mangia H5. Qua è un disastro. Vabbè, qua c'è torre di 1, ma è comunque un disastro con due pedoni. Quindi sì, F5 ci sta come tentativo. Ok, mangio. Questo scacco, arrocco. E qui sì, devo far questa.
Volevo fare questa, ma mi sembrava più pulita donna G6. Beh, sembra un Sì, non ho poi visto. sia disperata, dovrebbe vincere qualunque cosa qui. Sì, ho sottovalutato il torre per F5, perché sul alfiere G4 pensavo dovesse raddoppiare sulla F, ma comunque devo avere un modo per vincere in maniera pulita qua. E questa donna G6, pensavo dovesse fare re H1, ho detto ah, qua è finita, cavallo G4, e arriverà la torre in D8, i pezzi troppo attivi. Però mi ha fatto questa torre per ancora, ok, è persa, ovviamente, però sì. Non è 8 per toppare, non è più forte. Ho intravisto questa, ma non lo so. Così, tipo... Re via o D7? No, D7 in presa. Non mi ricordo cosa ho visto qua. Forse re via, alfiere per. Ho iniziato a vedere cose tipo cavallo G4. Ecco, questo ho iniziato a vedere. Presa. Ovviamente sarà sbagliata per il computer. Però così e non fermo il pedone. No, questo è pari. Questo è pari, sì. Non... Ah, vabbè, non Così. devo rimangiare, devo Ah, fare c'è questo colpo di E3. E3 Ok, però. non chiaro, meglio l'altro, c'è cioè zero rischi. Sì, vince ma col brivido. Però ho visto questa donna E8 e qui secondo me doveva tornare di qua. Perché alfiere F5, donna E5 è finita. Non riesce a giocare alfiere F4, che è il motivo per cui su questa per far cavallo E6 non posso giocare donna E5. Certo. È ok. Torre di 8, cavallo E6, sì, dovrei vincere in qualche modo, però... Solita posizione dove dà la qualità è. Sì. Ho pedoni in più, però almeno ho ancora il pedone in D6. Che dopo il fiere F5, donna E5 non ha chance, perché su questo callo G4, pensavo. Callo G4 ed è finita. Proprio, non ha... Se mangia do scacco prima. Deve far così, così, scacco, mangio, non so. Ma a prescindere, anche non Vabbè, prendendo pezzi, avevi già ho vantaggio di tutto in più, materiale, sì. quindi. Qui ho tutto in più. Senatore. Torre. Non devo neanche ridare, ma anche se fosse, nel senso, troppi pedoni in più. Quindi dopo donna E5 ho fatto questo re G2, che è abbastanza tricky ancora, perché se gioco H4 poteva di nuovo muovere il re e non avevo cavallo G4, una roba del genere. Però sì, Immagino che non salvasse troppo la pelle qui. no, cavallo D5 vince, perché sì. Deve fare così, non so, quello che ha fatto sembra logico, però il fiere H6 che qui ne ho 1000, però al finale i pedoni è stravinto. Sei fuori dalla filosofia che aveva ieri Gabriele Lumachi, dice no, bisogna vincere con la mossa più spettacolare, cambi le donne, No. niente Punto, spettacolarità. si prende il punto e basta. Quindi Vediamo un attimo come siamo messi con la classifica, così cerchiamo. Tu non la guardi, però almeno ma lavoriamo. Cioè, Luca Moroni 5, 6,5, bel numero. sì, ci stai. Sabino 5,5, però sai che. Cioè. Domani gioca con Lorenzo, un altro big bench domani. Lorenzo 5,5, ma con la Se partita in dovesse vincere va a corso. 6,5 e quindi beh, direi che Sonis David a 1,5 dietro a 2 turni alla fine sembra un po' fuori. No, loro sono fuori dal titolo, molto probabilmente, a meno che non succedano cose pazzesche, però... Quindi sì, è lotta a due con un terzo incomodo che è Sabino, ma Sabino doveva cercare di vincere oggi, non ce l'ha fatta, forse deve cercare di vincere domani se vuol vincere, no? Secondo te Sabino, no, che non ha mai vinto il titolo, a 2 turni alla fine si accontenta del dire vabbè dai, faccio magari delle patte, mi tengo il terzo posto o gioca per. Ma non lo so, comunque un punto in due partite è tanto, diciamo, dovrebbe succedere qualcosa di Tu devi veramente giocare con Alessandro, con. Valerio. Ah, ok, Sì. sì, ok. Quindi ok, nel senso... non so, giocherà comunque, perché vorrà giocare. Però sì, oggi il turno ho giocato anche qualcosa di, diciamo, challenging, perché volevo... Sapevo che Francesco era must win, giustamente, perché cioè anche andando 5 e mezzo con Lorenzo, Sì, Francesco molto ti probabilmente. superava in caso di vittoria, addirittura Sì, andava a esatto. 6. Quindi questo aveva molto senso giocare in maniera aggressiva, però ok, Ortomuso, no, sono immagino scelte. sia donna G7 Ortomuso, no?